Bentornati a un'altra puntata di Lamantinos Brothers Life. Non so, oggi di che parliamo? Oggi sono un po' dislessico. No, qua il primato della dislessia ce l'ho io, ok? Io sono stato dislessico e ne vado fiero. Tu sei anche disgraziato, contami No, questo. disgrafico. No, disgraziato, è diverso. No, Comunque. allora, qua il creativo e il cretino. Cretino sei tu, il creativo sono No, io. cretino sei tu. Ma perché io non capisco perché va. Sei proprio. Vai, oggi parliamo della dislessia. Sì. Leonardo da Dimmi. No, Vinci era un dislessico. Leonardo da Vinci era dislessico, Leonardo da Vinci era furbo, è diverso. Scriveva al contrario per non far capire alle persone che quello che scriveva è diverso. Era un primo diritto di un primo sistema di copyright. Primo. Allora, Leonardo da Vinci era dislessico e come tutti i dislessici è un po' genio. Cioè, ma oh, come tutti i dislessici è un po' genio. L'unico pira l'ho preso io? Che vorresti dire? Niente, niente, niente. Però togli quella gamba perché. Ma io sono convinto che questo rompicoglioni. Sta parlando tra sé e sé, il dialogo No, interno. questo non è un dialogo interno, lui è il rompipalle. Vedi, preciso, indica qui. Quindi non me, vedi, preciso. Allora, dicevamo. Basta, mo, io. Non riesco a concepire queste tue sbrillerie. Oh. Allora, Queste mie sbrillerie. zebre. Perché secondo te uno scrive a destra e a sinistra perché vuole proteggere il Sì. proprio know-how? Leonardo Conoscenza, conoscenza. da Vinci lo fece. Leonardo da Vinci in un periodo sviluppò armi da guerra. In quel periodo sviluppò un carro armato che era un disco, un modello UFO. Con intorno tutti una serie di cannoni. Se non mi sbaglio, l'esercito canadese si mise a volle costruire questo progetto e notò che la forza motrice di questo cannone, che erano quattro persone che giravano a manovella, era sbagliata, era modificata in maniera sbagliata. Infatti, se si va a leggere sotto, non so come hanno letto, se si va a leggere sotto, proprio Leonardo da Vinci spiega perché il disegno è. Perché il disegno è sbagliato. Un po' come gli architetti egizi delle piramidi, che o Cioè venivano. che le piramidi venivano fatte in Buddha invece che. No, Come? allora, Cioè che siccome erano così, cioè no, come? no, no, siccome. Aspetta, mi stai dicendo che gli irlandesi nel piano delle Sì, c'è piano urbanistico automobilistico, come si dice? Non so cosa vuoi dire. Cioè, gli irlandesi guidano a destra, con la guida a sinistra. Cioè, se tu vai in Irlanda e da buon italiano provi ad entrare in una rotatoria, ti sembrerà di andare contromano. Trasmetti questo Aia! pizzico. Ti sembrerà di andare contromano. E infatti, quando sono stato in Irlanda con la macchina, era un Che casino perché. c'entra l'Irlanda con Perché le sono al piramidi? contrario, pure loro sono dislessici e disgrafici. No, no, E no. sì, sono contrari. Allora, siamo Tu con con. la macchina normalmente giri a destra. Giri No! a sinistra. No, io giro dove mi pare. Non è il corriere di quella famosa marca. Che non serve a parlare, i furgoni sono neri con la scritta marroncina Che chiara. giro sempre a destra perché è la svolta facile per andare a destra. Vabbè. Ma comunque, torniamo alle piramidi. Perché gli architetti delle piramidi. Perché gli architetti delle piramidi? O morivano dentro le piramidi. O morivano le piramidi? O il macchingegno non doveva essere svelato. Quindi il Perché? 90% morivano nelle piramidi. Perché, allora, il discorso che le. L'hai detto prima, eh? Le? Allora, Si è le. spento il monitor. Sì, si è spento il monitor. Uffa! Giustamente. E mo di che cosa stiamo a parlare? Gli egizi? Di quelli che vengono Sì, uccisi? degli antichi egizi che il. Come si chiama? Oh, quello. L'architetto. L'architetto veniva ucciso dentro la piramide. Sì, perché siccome le piramidi, come tutte le bare,
le tombe antiche erano scrigno di tutti gli averi del defunto, in maniera che nell'aldilà avesse avesse a risorse per vivere. E allora l'architetto, che conosceva tutti i meccanismi, doveva morire insieme alle basi della, della piramide. Semplice. E era poi l'architetto, era lo stregone del regno, era il maestro, il saggio, lo sciamano. Perché di che egizio esisteva lo sciamano? Ma non lo sciamano, qualcosa per raddomanda. Taglio! Quello è è questo. Mi sono fregato, Dai, ripeti, raddomanda. Non lo so. Non sai. Basta. Va bene, allora, ragazzi, per questa settimana abbiamo finito con la puntata. E vi abbiamo lasciato questo video. E ci vediamo la prossima settimana, il prossimo mercoledì. Ciao!